Grazie Presidente. Abbiamo presentato come gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle un ordine del giorno che riguarda un tema già conosciuto dalle opposizioni relativo ai fondi di Roma Capitale. Come tutti saprete, si tratta di un programma di interventi che è stato finanziato nel 1990 e poi il primo decreto di opere fu approvato nel 1992 con una serie di rimodulazioni nel corso degli anni. Da questo punto di vista, l'ultima delibera adottata da questa amministrazione è stata quella del 2014, dove sono state richieste appunto di finanziamento, rifinanziamento di alcune opere importanti e strategiche per la città. Ora, questo piano è un piano che si trova ancora ovviamente nella disponibilità dell'amministrazione con dei fondi che sono stati stanziati e che quindi potrebbero eventualmente in caso di economie essere riutilizzati o rimodulati per ulteriori opere strategiche in questo senso per la città. Di fatto si tratta di un piano che prevede una serie di opere che sono all'interno di varie strutture capitoline ed oggi potremmo dire che con questo ordine del giorno noi chiediamo che la Giunta possa adottare tutti gli atti necessari al fine di avere uno stato di avanzamento, diciamo, di tutte le singole opere e di tutte quindi le attività che sono state svolte su questo piano dal 2014 ad oggi ed eventualmente qualora dovesse riscontrare delle economie o anche di opere che non sono state in questo senso avviate, valutare l'opportunità di predisporre delle proposte di rimodulazione nell'ambito di questo programma. Ovviamente quello che noi oggi andiamo a definire non è assolutamente un intervento sulla singola opera, bensì stiamo definendo un percorso per il quale l'Assemblea Capitolina, insieme ovviamente alla Giunta, visto che nel 2014 l'atto con cui venne approvato poi in Assemblea Capitolina questa rimodulazione del programma fu d'impulso di decisione di Giunta Capitolina, quindi noi chiediamo di avviare in questo senso in modo sinergico tra la Giunta e l'Assemblea Capitolina un percorso che vada prima di tutto a monitorare il programma, il suo stato d'attuazione e fare in modo che questo possa proseguire correttamente su quelle opere che sono state già eventualmente affidate e andando avanti valutare se nel percorso di affidamento di queste opere e di questo programma vi siano state delle economie e queste economie possano essere riutilizzate e valutate quindi dalle commissioni capitoline, dall'Assemblea Capitolina e quindi anche dai consiglieri per poter comprendere effettivamente quali tipo di opere magari possono essere ancora utili o inutili magari per la città. E questa è una possibilità che la legge ci consente dal 2012, in quanto la legge di Roma Capitale, e anche qui c'è stato certamente una carenza magari del legislatore nel disciplinare chiaramente questo percorso, dal 2012 e poi successivamente con il decreto legislativo 51 del 2013 è stato introdotto una norma che definisce la modalità di approvazione di questo programma. Di fatto questo programma per poter essere sottoposto al Ministero, al decreto ministeriale, deve prima passare in Assemblea Capitolina che sottopone, diciamo, e fa un'attività istruttoria, in questo caso quello che chiediamo alla Giunta è quindi di avviare questa istruttoria, portarla all'interno dell'Assemblea Capitolina e quindi delle commissioni, definire quali sono gli interventi prioritari per la città, questo per il 2018. Visto che oggi stiamo discutendo, diciamo, della variazione di bilancio del 2017, questa attività ancora non è iniziata e quindi è importante avviare, diciamo, questa attività per l'annualità del 2018. Sono certo che sia un intervento importante. In quanto in Commissione Roma Capitale, se non ricordo male, il 13 di aprile convocammo direttamente la ragioneria proprio per chiedere quali fossero le somme ancora eventualmente disponibili.
e ci fu detto, se non ricordo male, che circa 90 milioni di euro erano 90 milioni che dovevano ancora essere liquidati, oltre 400 già impegnati e forse ci trovavamo oltre i 100 milioni di euro in avanzo. Ora c'è da capire se questi 100 milioni di euro, oltre 100 milioni di euro, forse 180 in avanzo sono utilizzabili o magari si riferiscono a dei lotti di alcune opere che devono ancora essere completate o magari l'Assemblea Capitolina potrebbe utilizzarli per allocarli, diciamo, su opere altrettanto importanti. Quindi con questo ordine del giorno io auspico che venga anche sottoscritto dalle opposizioni, visto che comunque ad oggi noi non stiamo ancora definendo politicamente quale sia quale opera possa essere utile o meno per la città, ma stiamo avviando in collaborazione con la Giunta Capitolina un percorso che porterà poi alla definizione e all'aggiornamento di questo programma. Grazie Presidente.